La nuova casa del fascio e l'annessa caserma dei fasci giovanili, intitolata a Luigi Razza, inaugurate a Reggio Calabria. Trionfo di Reggio, la città che, risollevatasi penosamente dopo un terribile cataclisma, è stata nuovamente potenziata dal regime, fatta rifiorire nei commerci e nel lavoro fecondo, abbellita di opere pubbliche, resa degna dell'importanza che le compete per la felicissima posizione geografica. L'anima generosa di Reggio conosce e sente profondamente quanto debba al Duce e gli grida dai margini delle strade, lungo l'itinerario percorso dal corteo delle automobili, il suo ardente benvenuto. Sosta la Casa Littoria, il bellissimo edificio che costituisce una delle maggiori opere pubbliche della città, centro di fervide iniziative del quadro delle organizzazioni del regime. Ed ecco, nel cortile si compie un semplice rito significativo, tradizionale dell'ospitalità calabrese. Cinque fanciulle, che indossano i pittoreschi costumi regionali, presentano al duce frutti e primizie della terra e prodotti artigiani. Frattanto, la cittadinanza si è ammassata nella vastissima piazza dell'Arengario. Ha composto una sterminata marea. Fra squilli di trombe, in un'esultanza di sole e di popolo, il duce sale sul podio e si protende a dominare la folla.
per la vostra organizzazione, per il vostro stile, per il vostro ardore, voi siete in linea con tutte le province d'Italia. Venendo in questa terra, si ha la certezza assoluta, attraverso le miriadi e miriadi dei vostri figli, la certezza assoluta della continuità nei secoli della nostra patria. A coloro i quali, subendo gli influssi nefasti di esotiche mode o di teorie che l'esperienza ha dimostrato assolutamente idiote, indeboliscono la patria e poi la estinguono. I popoli forti sono popoli fecondi, sono viceversa deboli i popoli sterili. Quando questi popoli saranno ridotti a un mucchio miserabile di vecchiardi, essi piegheranno senza fiato sotto la sferza di un giovane padrone. Sono venuto qui per vedere e constatare ciò che si è fatto in questo primo periodo dell'era fascista. È notevole, ma è ancora più notevole quello che si deve fare.